Come era facile prevedere, i concorsi per docenti e per dirigenti scolastici procedono a fatica. Già in precedenti occasioni gli uffici scolastici regionali avevano incontrato non poche difficoltà a trovare insegnanti, esperti, dirigenti, ispettori disponibili a far parte delle commissioni. Da anni ormai chi ha l'incarico di commissario non può ottenere un esonero, anche solo parziale, dagli impegni di cattedra e questo induce molti a rinunciare, ma il motivo principale va ricercato nei modesti, anzi modestissimi compensi previsti, senza considerare che con le attuali regole della contabilità le spese di viaggio possono essere rimborsate, ma solo se riguardano l'uso di mezzi pubblici. Attualmente per il presidente è previsto un gettone di circa 500 euro, per i commissari si scende a poco più di 400, ma c'è un bonus di 1 euro per ogni candidato esaminato. Ogni commissione però può esaminare al massimo 500 candidati. Insomma, a conti fatti si parla di 1000 euro, ovviamente lordi, insufficienti persino per pagarsi un panino al bar se si termina di fare lezione alle 13 e si deve essere in commissione per le 15. Ed è così che il governo ha anche cercato di correre ai ripari. Per esempio, il concorso per dirigente scolastico è stato abbreviato e si concluderà esattamente dopo la prova orale. In pratica, i vincitori verranno definiti al termine di questa prova, mentre il bando prevedeva anche una fase successiva. Si risparmieranno un po' di soldi che magari potrebbero essere usati proprio per pagare un po' meglio i commissari degli altri concorsi. Continueremo ad occuparci di questo argomento. Voi intanto commentate la notizia, commentate il video, scriveteci, mandateci anche le vostre impressioni, le vostre esperienze e fateci sapere se, per esempio, vi è stato proposto e offerto di far parte della commissione e come voi avete risposto. Seguiteci appunto sul canale YouTube, ma anche sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it.